Ancora un appuntamento questa sera con la rassegna Magnifico Teatro del Magnifico Visbal nello spazio culturale di Via Cupa Ponticelli a Benevento. Nico Mucci, anche regista, e Roberto Cardone portano in scena Sigmund e Carlo, protagonisti due vecchi esibizionisti in competizione per una panchina, per un lampione. E i due forse sono Freud e Marx, sopravvissuti al loro tempo, alla degenerazione del loro pensiero. Fra loro si sviluppa un dialogo e in cui si alternano i litigi, i tentativi di allearsi anche nel portare a termine la loro misteriosa relazione. Una relazione molto particolare perché lo spettacolo è basato sulla riflessione relativa all'abuso interpretativo delle idee, delle ideologie e soprattutto un accorato appello al senso della responsabilità collettiva. E come si può vedere dal manifesto, si ringraziano la storia e la psicoanalisi per gli spunti gentilmente offerti. Anche lei ha una ragazza in questo istituto? La cerimonia dovrebbe essere iniziata già da un bel po', no? Quello che le stavo chiedendo era se lei stesse aspettando qualche ragazza dell'istituto. No. O forse è un parente di qualcuno di loro? No, è lei. Beh, sì. Beh, sì, in un certo qual modo sì. Ah, in un certo qual altro modo no? Da che cosa lo deduce? Niente, mi gira. Ah. Signore, io non credo che lei debba guardarmi in quel modo, sa? D'accordo, però non fa. Che fatto? Stavo pensando che l'autunno non è poi una stagione così calda da poter andare in giro senza pantaloni. E nemmeno tanto fredda da andare in giro con l'impermeabile. Ah sì, è vero. Però l'autunno è un gran traditore. A volte si mette a piovere senza preavviso. Ma oggi non c'è una nuvola in cielo. Allora, Sigmund e Carlo. Chi è Sigmund e chi è Carlo? Sigmund. Carlo. Sono due personaggi molto particolari, c'è questo esordio insomma sul palcoscenico insomma in maniera un po' curiosa con questo pubblico diciamo davanti, che poi in effetti non è un pubblico ma è un passare continuo di automobili, leggevo nelle note di regia insomma, e quindi c'è questo incontro, scontro, confronto insomma. Di che si tratta? Parliamo con Nico Mucci subito. Si tratta di far sì che Sigmund Freud e Carlo Marx siano sopravvissuti a se stessi e narrino di essere diventati due esibizionisti che si disputano una panchina fuori una scuola femminile, e quindi ovviamente ogni volta che passa una macchina o qualche altra cosa del genere temono che sia la polizia venuta ad arrestarli, e in quel caso si travestono una continuazione rapidamente, diventando di volta in volta pagliacci, bambini, religiosi, approfittando di questi stati per poter dire tutto quello che vogliono, che magari nelle loro condizioni di Marx e Freud non potrebbero dire. Scusi, è che dopo tanti mesi senza farlo è più forte di me, non riesco a trattare. Il fatto che viene piuttosto da piangere che a gridare nel vederlo. Sì, sì, può dare, si può dare. Anche con quel calibro. Non dica così, non dica così. Hanno microfoni che sentono anche da lontano. Non è detto che in questo momento non ci stiano ascoltando. Ma chi? A meno che lei non sia uno di loro. Loro? Sì. Loro. Ma loro chi? Ma certo che è dei loro! Ma come non ho potuto pensarci prima? Ma sì, che stupido, 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 stupido! Come ho potuto essere così ingenuo? Il piacere che le ha nel mortificare le persone non può sopportare che un rispettante cittadino possa soddisfare le sue passioni degnamente senza dar fastidio a qualcuno! Questo mi sembra alquanto discutibile. È uno spettacolo sulla fine delle ideologie, naturalmente, perché c'è profonda ironia in questo. Come nasce l'idea? Sì, in realtà l'idea è di Nico. E sì, è vero, la fine delle ideologie, però nello stesso tempo, pur essendo ironico, noi in realtà parliamo di molte cose anche sul sociale molto importanti e profonde. E appunto lui ha utilizzato questo tipo di forma, che è secondo me la più straordinaria in assoluto dal punto di vista teatrale, quindi nel sorriso mettere poi cose che sono veramente profonde. Aspetta, posso farlo qui? Senta, quella signora laggiù, quella con i piatti in mano, sì. La signora giustizia, sì. Le vuole per tutti o no? Non lo so, sono incompetente. Ma come incompetente? È che non sono di questo quartiere. Ah, di questo quartiere, bellissima battuta da spararsi da ridere. Se fosse nella merda fino al collo, sì. Ma di bene, si tratta di un pensiero che può venire in mente solo uno che è completamente fuori di testa. Ah certo, solo uno che è completamente fuori di minore. Se il paese fosse nella merda fino al collo, bisognerebbe dirlo o non bisognerebbe dirlo? Ma dirlo, per la miseria! No, che non bisogna.
bisogna reperirlo, altrimenti si alza lo spread. Gli aspetti del sociale, quali in particolare? La responsabilità collettiva è uno dei temi dei quali vogliamo parlare. La situazione del pubblico, alla fine dello spettacolo, il pubblico si renderà conto che gran parte, o come ovvio, gran parte del discorso che noi facciamo e delle cose che ci diciamo, che ci rimproveriamo, in realtà sono rivolte al pubblico per svegliarlo e porgli degli interrogativi, che è poi la funzione del teatro, secondo me. Quanto è cambiato il teatro rispetto alla tradizione? Beh, da un certo punto di vista, tanto. Però c'è altro teatro che comunque continua a tenere ferma la propria tradizione, fortunatamente, insomma, quel teatro secondo me va seguito. Qual è più gradito agli spettatori? Agli spettatori è gradito un tipo di teatro, allora, c'è innanzitutto da dire che buona parte degli spettatori ovviamente preferiscono lo spettacolo al teatro, ed è una cosa un po' diversa, perché diceva De Berardinis, lo spettacolo è una forma nella quale tu ti riconosci, non hai grossi problemi, ti diverti perché ti riconosci in quello che vedi e non ti poni tanti interrogativi. Il teatro ti pone un po' di interrogativi, ti sbilancia un po', e quindi la cosa è un pochettino più complessa. Il pubblico preferisce divertirsi, preferisce ridere, e io approfitto di questa cosa per dire delle cose importanti utilizzando la forma dell'ironia, della risata, che mi sembra più idonea. Penso che rimangano dei concetti in modo più profondo se vengono capiti durante una risata. Quindi meglio il teatro che il cinema e la televisione? Beh, no, sono comunque arti diverse, ma comunque no, non credo sia meglio l'uno dell'altro. Io anzi credo che l'attore debba essere a tutto tondo. Io sono in questo, sono tutto tondo, non so se si vede. Dove va questo spettacolo dopo Benevento? Dopo Benevento partecipiamo a Roma Fringe Festival, che è una vetrina di spettacoli nella quale contiamo di far vedere lo spettacolo a eventuali acquirenti in tutta Italia, perché il progetto prevede che dopo un anno di una trentina di repliche effettuate quasi tutte in Campania, pensiamo l'anno prossimo di farlo girare in chiave nazionale, anche perché come vedete non è un impianto scenico particolarmente complesso, una panchina, un lampione, due attori, la base della narrazione. Torniamo al teatro delle origini, cioè al teatro di narrazione. Professore, mi psicanalizzi? Ma sì, da quando abbiamo almeno le apparenze, la prego. Oh, la prego, mi psicanalizzi, io avrei sempre voluto farlo, non ho mai avuto occasione di farlo. Oh, ma che culo, essere psicanalizzato dallo stesso professore Sigmund Freud! Lei è proprio un imbecille! Mette i manifesti per strada, mette la mia fotografia sulla prima pagina dei giornali! Freud! Non è un caso che io curo gli esterici!